chiamatelo lato oscuro della Luna, perché di oscuro il nostro satellite non ha nulla. Ha solo una caratteristica non unica nel Sistema Solare, quella che lo porta, per complesse dinamiche orbitali, a mostrare alla Terra sempre lo stesso emisfero. L'altro, quello più lontano, riceve la stessa luce di quello visibile da noi terrestri, anche se non lo vediamo. Lo hanno studiato però diverse sonde, anche se solo dallo spazio, fino al 3 gennaio 2019, quando prima tra tutte le agenzie spaziali la Cina ha annunciato di esserci atterrata sopra. La missione, partita 2 settimane prima, si chiama Chang'e 4 ed è composta di un lander, una piattaforma di atterraggio, e un rover, un robot destinato all'esplorazione della superficie. Un annuncio seguito a distanza di qualche ora dalle prime immagini dell'atterraggio, immagini diventate immediatamente virali sui social, ma rimaste le uniche fino ad oggi. Questa notte, infatti, in una affollatissima conferenza stampa, l'agenzia spaziale cinese ha diffuso il primo video dell'atterraggio e le prime foto panoramiche del lander, imperdibili selfie a cui anche la Cina, non certo leader dei social, ha ceduto. Della Luna, però, rossicci, non ricordano per niente i grigi delle ben più celebri immagini di 50 anni fa. Ma la spiegazione, dicono gli esperti, sta nella calibrazione degli strumenti che esaltano il rosso, ma la Luna è e resta grigia. Nelle prossime ore il rover, fermo fino ad oggi per i primi test, inizierà la sua prima passeggiata nei dintorni, primo passo verso la raccolta dati. La zona di atterraggio, infatti, è una delle più interessanti, vicino al polo sud e nel cratere più grande, più profondo e più antico del nostro satellite. Geologia, radioastronomia, biologia, gli obiettivi della missione sono tanti, a bordo anche dei bachi da seta e delle sementi per studiarne la reazione all'ambiente lunare. Nei prossimi giorni il rover si fermerà in attesa che passi la notte della Luna, poi ripartirà la scienza e la Luna, mai come quest'anno, ne sarà protagonista.